Dica Simone, cosa ne pensa? Allora, ci troviamo qui in Persia, in Iran, siamo vicino al confine con l'Iraq, in realtà a circa 50 km da qui, e abbiamo trovato delle tracce incontrovertibili del fatto che Apu era e sarà un dio, insomma un personaggio molto importante. Qui ci sono dei bassorilievi, qua alla nostra destra potete vedere Apu, Apu nell'antichità veniva chiamato Shapur, ma la S e la Ur finale erano più piccole. E questo qua sulla sinistra, come vedete, prende le forme umane, ma in realtà non è umano, da cosa si capisce? Dal fatto che porta questo alto cappello per coprire le orecchie a punta, tipiche del gatto, e si vedono tutti questi boccoli, questi riccioli, che sono il suo pelo quando è più lungo. Che cosa fa qui? Investe, consegna la corona di re a un re dell'antichità, di cui non mi ricordo il nome. Qui invece ancora un po' più a sinistra vediamo sempre Apur, che è questo qua sulla destra, anche qua col copricapo che copre le orecchie a punta e i capelli, questi finti posticci capelli a boccoli, mentre in veste dei sacerdoti, insomma una scena molto complessa dove Apu, diciamo, dove regna la maestà di Apu. Un pochino più a sinistra, purtroppo un'iscrizione che è quasi completamente distrutta, cancellata dal tempo, questi bassorilievi hanno circa 1700 anni, dove si vede sempre il nostro Apur, con una, sempre il cappello, una pettinatura leggermente diversa, si nota che lui, perché indica delle scritture che spero si vedano nella ripresa, subito alla destra della figura, con delle dita, e si capisce però dalla forma delle dita che in realtà sono le unghie, sono una zampina, la zampina di Apu. Qui ancora più a sinistra un'altra scena complessa con molte figure, dove si vede il dio Apur a cavallo di se stesso, perché chiaramente Apu è un dio, è un gatto, ma è anche un cavallo, è anche una pietra, quindi è un po' tutto. È il panapuismo, diciamo, ecco, questa è la filosofia, e si vedono tutta una serie di sacerdoti che seguono Apu, in realtà sono tutti in attesa di potergli pulire la cassetta, perché è un grandissimo, come si dice, un grandissimo privilegio poterlo fare. Tutto questo si sostanzia in un'unica frase, quella che ho detto prima: Apu è stato, è e sarà sempre. Questa è la conclusione.